ragazzi, si riparte. Oggi tappa abbastanza lunga, più di 500 km. Farò un bel tocco di autostrada, quasi tutta la Salerno-Reggio Calabria. Cominciato a rompere. Non c'è via Regina Giovanna qui. Ho già cominciato a scassare la minchia adesso. Dove cazzo svolta a destra? Stai zitto! Che cazzo mi fai fare i giri, po'? Ma mi stai pigliando, po'? Ma non lo so io. Stai zitto! Stai zitto! Non sei capace di fare il navigatore. Continua a farmi fare i giri. Sto navigatore oggi. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi, a uscire. Ste zone qua non sono da navigatore. Non so. Continua a farti girare in giro. Già ieri mi sono perso, non volevo perdermi anche stamattina. Porco cane. Quindi, ragazzi, adesso andrò a prendere la Salerno Reggio Calabria e diciamo che ci vediamo direttamente all'uscita. Così vediamo un po', magari qualche zona bella, carina. Dovrei arrivare in Molise oggi. Quindi, ragazzi, a dopo, a dopo. Ok, ragazzi, usciti dall'autostrada. Facciamo gli ultimi chilometri, gli ultimi bel po' di chilometri, ci mancano ancora 100, ci mancano ancora un 180 chilometri. Siamo in quel di Eboli adesso, in teoria dovrebbero esserci strade abbastanza interessanti per una 60-70 km, quindi vediamo appena c'è qualcosa di interessante. Accendo. A dopo. In zona sembra interessante, la strada ancora bella, non è proprio, però comincia un po' a inerpicarsi. Guarda qua che sta bello, bello. Vedo cosa posso fare per lasciarvi l'itinerario. Qua zona di ulivi. Questa è l'SP29. Wow! Bello! Bello, bello! Olevano, olevano! Oh, queste sono le strade, ragazzi, che piacciono a me. Strade strettine dove non passa nessuno.
Ciccia! Ci può passare di qua. Ah, ecco. Meno male che c'era il ciclista. No, anche perché non mi segnano strada chiusa o interrotta. Spettacolo, ragazzi, spettacolo. Buona, passano anche le macchine. Oh, abbiamo abbandonato la strada un po'. In fase di lavori. Oh, questa è divertente, questa è bella. Questa è bella. Questa è bella. Tornate, ragazzi. Che spettacolo. Ma che bel boschetto, ma con dirondirondel. Ma che bel boschetto, ma con dirondirondel. Ma che bel boschetto, ma con dirondirondel. Spettacolo. Magari qualche passo, sicuramente. Appena scopro che passo è, mi fermo. Sinerpica, ragazzi. Sinerpica. Che strada. E sinerpica ancora. Mare. Cosa son venuto a fare? Oh, sporco.
che stradelline, stradelline, vero, i posti bellissimi, eh? Proprio immersi nel verde, e comunque le strade sono belle, eh? Andrei avanti per ore a fare delle strade così. Sei sicuro? Ok, se ne sei sicuro mi fido. C'è il navigatore che fa strade puttanis, cioè vabbè, ho capito, cioè, oh, cioè, ma ci sono tre strade, dammi quella messa meglio, no, porco di quel cane. Guarda, cioè, stai male, vero, figa, le mucche, Dio, oh che paura, figa, le mucche, cazzo. Stai male, vero, te stai male. Aspetta un attimo. Ah. Figa, fammi stare su di qua, no? Ma porco Giuda. Te stai male. Stai. Fa incagnare sto qua. Ma porco cane. Adesso di qua lago l'aceno, aspetta un attimo, che zona c'è, bellissima, bellissima. Si comincia a intravedere abitazioni. Ovvero vita. Ovvero esseri umani.
Montella, siamo a Montella, che fra un po' dovrei entrare anche in statale. Comunque adesso, per capire la zona, siamo a 30 km, cioè sono a 30 km da Avellino, quindi, e mi mancano ancora un 120-130 km per arrivare al posto dove pernotterò. Leggermente, infatti qua a Avellino mi sa che entriamo, infatti qua entriamo in superstrada, però la zona è davvero bella. Poi domani sarò in un posto, arriverò in un posto davvero bello e ho prenotato una struttura ricettiva carina, dovrebbe essere scavata nella roccia. Che spettacolo, ragazzi! Che spettacolo! Comunque, vabbè, vi evito tutta la statale, ragazzi. Vi evito la statale. Tra strada interessante questa, ragazzi. Si sente anche un po' che siamo abbastanza in quota, perché l'aria non è più caldissima. Infatti guardate però la vista anche. Strada scorrevole, poco traffico. Anzi, per nulla. Date qua che vista. Forse dovrei, mi sa che mi faranno entrare nella superstrada là, forse. Che vista, che vista. Stiamo scendendo. Ok. Qua c'è lo stop. E via. Bel posticino, Monte Miletto. Guardate quante pale eoliche, ragazzi. C'è pieno qua. Energia pulita. Energia pulita, ragazzi. Spettacolo. Sono un sacco, ce ne sono un sacco. Appena dopo Benevento, tra Benevento e Campobasso, pale eoliche, pieno, pieno, pieno. Ragazzi, non ci crederete, ma siamo in Molise, guardate lì che santuario arroccato sulla collina, bestia. Bello, non so se lo vedete di lì. T'hai visto? Bellino. Ok, si prosegue. Manca poco alla destinazione odierna. Oggi appunto Molise. Siamo a 10 km da dove dovrei fermarmi. Oggi abbiamo fatto un bel po' di strada, quasi 600 km, non è poco. Ho fatto un bel tratto in autostrada, è vero, però abbiamo fatto quasi 200 km fuori dall'autostrada. Ho fatto. E qua ci ritroviamo in terre molisane. Nel Molise, ragazzi, proprio bello. Ma che spettacolo!
La città lì, bella. Bello, bello. Ehi. Vediamo il posto. Spettacolo. Wow.